Il rapporto ha indagato i criteri con cui gli italiani scelgono gli operatori di telecomunicazioni e le loro aspettative sui servizi offerti. Qual è lo scenario emerso e come si posiziona Wind3 rispetto a questo quadro? Gli italiani chiedono di avere maggiore velocità e maggiore affidabilità, insieme ad una capacità di aiutare e di assistere quando ce ne fosse bisogno. Da questo punto di vista, quindi, noi di Wind3 siamo felici di constatare che gli investimenti realizzati nel passato quinquennio, 6 miliardi per migliorare l'infrastruttura di rete, sono stati indirizzati in modo corretto, anche perché abbiamo ricevuto la certificazione di Top Quality Network proprio grazie a questi investimenti. Quindi gli italiani si aspettano di più da noi e noi siamo contenti di poter continuare ad investire sull'infrastruttura. Come è cambiata la percezione del rischio quest'anno? Noi abbiamo visto rispetto al rapporto dell'anno scorso un incremento di quasi 4 punti percentuali della percezione del rischio. Probabilmente hanno contribuito anche gli eventi bellici ai quali sono stati associati numerosi attacchi hacker, però direi che più in generale con il crescere dell'utilizzo di funzioni come l'internet banking e l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, gli italiani hanno preso consapevolezza che scambiare dati, informazioni, denaro comporta dei rischi. Per affrontare questi rischi serve soprattutto informazione ed educazione e anche su questo noi ci siamo molto impegnati, soprattutto a partire dai più giovani che in qualche modo possono anche aiutare i nonni a prendere dimestichezza con alcune abilità e competenze che loro hanno. Dall'altro lato i nonni invece hanno la consapevolezza che alcuni segnali in un'interazione possono nascondere delle minacce.